Allora, benvenuti a questa versione, diciamo, provvisoria del Get Letters Version On Air. Provvisoria perché purtroppo molti dei nostri colleghi hanno impegni del lavoro e quindi alla fine abbiamo optato di farlo uguale anche con pochissimo preavviso e con un'unica sessione che farò io, Gianmaria, sull'introduzione alle TFS e Azure DevOps API. Come sempre le registrazioni poi saranno visibili anche su YouTube, anche perché adesso siamo in due live e quindi penso che chi sentirà questa registrazione la sentirà sicuramente da YouTube. Modalità provvisoria, abbiamo deciso di farla comunque perché cerchiamo di essere costanti nell'erogare il nostro Get Latest Version on air ogni mese e quindi anche se questo mese alla fine ci sono solo io come persona disponibile all'erogare una sessione, abbiamo deciso di farla uguale. Andremo molto 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 sul pratico perché voglio dare proprio una sessione il più possibile diretta e che vi lasci un qualcosa. Scopo di questa sessione è introdurvi alle API per connettervi a Azure DevOps e poter interagire con il servizio. In questo caso ho come esempio un progetto completamente funzionante che sta su GitHub, quindi che chiunque può vedere e usare, e vi faccio vedere velocemente qual è lo scopo di questo progetto. È una piccola applicazione, c'è una parte WPF e una parte console. Il concetto è io voglio connettermi a un'istanza, eseguire la query o in generale caricare dei work item e poter esportare in Word, perché è un requisito che molto spesso noi abbiamo e quindi molto spesso ci viene chiesto. Quindi quello che succede è che io introduco la URI del mio servizio, faccio connect, siccome mi sono già connesso prima. Sono già autenticato, altrimenti ci sarebbe un prompt dei comandi. In asincrono, vedete, l'interfaccia non è bloccata, abbiamo un recupero della lista dei team project del mio account, quindi si sta, diciamo, connettendo a Azure DevOps, in questo caso l'istanza online, e per recuperare i progetti. E quando ho recuperato tutti i progetti, ne posso scegliere uno. Posso scegliere un template e poi vi farò vedere di quello che si parla. Però di base io ho possibilità di caricare delle query che sono all'interno di questo team project, posso eseguirle, quindi andare a vedere effettivamente sotto i work item che soddisfano la query, poterli selezionare tutti a seconda di un template e spostarli in Word. Quindi quello che mi interessa è semplicemente dire voglio che tu mi generi un documento Word. Ora qua mi manca una progress bar. Ma in generale quello che accade è che mi viene generato un Word e come vedete io ho tutta la serie di work item con immagini e tutto esportati in Word. Ok, a parte le esportazioni in Word che non è tanto, diciamo, lo scopo di questa sessione, mi interessa farvi vedere quanto sia di base semplice connettersi con un'istanza di Azure DevOps ma anche TFS Server. E quindi come sia effettivamente molto molto banale andare a interrogare il sistema per recuperare dati o per modificare il sistema. Ora, di base, le API con cui noi possiamo connetterci sono di due grandi categorie. La prima è una serie di API vecchio stile, basate su un server SOAP. E poi ci sono, dal 2015 in poi, sono state introdotte le REST API, quindi molto più moderne, molto più semplici da utilizzare, perché come potete ben sapere, come conoscete benissimo, le REST API sono più semplici da interrogare rispetto a un SOAP. Ma la cosa interessante è che comunque sia, all'interno di un nostro qualsiasi progettino in C Sharp, noi abbiamo una serie di package nugget che ci permettono di avere una serie di classi già diciamo di aiuto e quindi abbiamo una serie di Microsoft.TeamFoundation perché ricordo Azure DevOps si chiamava Team Foundation Server la versione on-premise e quindi diciamo il namespace dei pacchetti Nugget sono questi. Ne avete tanti: Team Foundation, Distributed Task, Common Contract, Server Client, Extended Client, Client, Interactive Client. Alcuni di questi sono legati alle API REST, alcuni di questi sono legati alle API più classiche,
La cosa importante, e che vi farò vedere in questo esempio, è che potete intercambiarle tutte e due. Come linea guida spannometrica, le API REST sono più nuove, quindi fate molta attenzione nel caso voi vi dobbiate connettere a un'istanza server, quindi un TFS, che questo server vi implementi la versione dell'API che avete. Se usate le API classiche sono soprattutto quelle base delle query, sono qui da una vita e quindi sono molto più, diciamo, supportate perché sicuramente se usate le API classiche che vi ho fatto vedere io di recupero di query e esecuzione di una query per recuperare i work item, le API, tra virgolette, classiche sono supportate dalle più antiche versioni. C'è una ragione che io trovo comoda ancora per le API classiche, è perché in alcuni casi nel recupero massivo di tante informazioni le API REST hanno più, sono un po' più delicate sulle paginazioni, eccetera, eccetera. Ma cerchiamo di capire esattamente quanto è semplice e come si fa a connettere a un TFS e recuperare informazioni. Allora, in questo progettino io ho un progetto core. E qui ho un oggetto stupidissimo, Connection Manager, che mi fa sostanzialmente un pochino di background, una classettina che mi aiuta nella connessione. Ha un pattern singleton stupidissimo, per cui io, quando creo la Connection Manager, lui si automette nell'istanza. Ok, come vedete, quando io chiedo di connettersi a un account, ho vari modi. Per ora io supporto due modi principali e questo è sempre quello che consiglio. Un modo è quello con token e viene usato principalmente quando io ho tipo un servizio, non ho interazione con l'utente, voglio connettermi, voglio avere un token memorizzato da qualche parte. In questa soluzione c'è ad esempio un progetto modalità console che fa proprio questo. Non è interattivo con l'utente, quindi esegue un task, esporta, crea il Word e non ha possibilità di far apparire un prompt affinché un utente si loghi. Quindi, come sempre, date sempre alla vostra applicazione la possibilità di connettersi con un token. Come facciamo a connetterci con un token? Semplicissimo, sono veramente pochissime righe di codice. Abbiamo un oggetto e qui è importante la libreria Nugget, le librerie Nugget che ho importato, perché queste librerie hanno tutta una serie di classi base che fanno il plumbing per tutte le operazioni comuni che invece sono abbastanza noiose. Ad esempio, in questo caso dico voglio un VSS Basic Credential, non ci passo nessun utente e passo l'access token come password. Prendo un VSS Client Credential Storage Standard e creo una nuova TFS Team Project Collection passandogli la URI dell'account, quindi il nostro https dev.azure.com e le credenziali. Faccio authenticate, non ho nessun tipo di prompt, se il token è sbagliato o è scaduto, vengo risbattuto fuori e c'è un'eccezione, non riesco a connettermi e via col vento. Quindi questa è la maniera più semplice di connettersi con un token. E in questo caso, per chi è interessato alla TFS Team Project Collection, questa è una Microsoft Team Foundation Client e è una classe che implementa la connessione a una TFS Team Project Collection vecchio stile con le vecchie API. Ok? Altrimenti io posso anche avere un Connect Async che invece è il Connect interattivo, ovvero io non ho una token già fatto, è quello che ho invece lanciato ora con il programma, ovvero ho un programma interattivo, che può essere una console anche o un VPF, una qualsiasi cosa dove voi siete sicuri che ci sia un utente avanti. A questo punto io non do nessun token, non c'è una password, chiedo solo di connettersi e passo l'account URI. In questo caso, come vedete, l'oggetto è leggermente diverso. Abbiamo un VSS Client Credential al quale però passo una Windows Credential, poi un VSS Federated Credential. E alla fine gli dico prompt if needed, cioè se non hai in qualche modo la cache di una mia precedente login, chiedimi le credenziali. Vedete anche in questo caso come è molto semplice, non dobbiamo occuparci noi di pensare di fare una form di login, anche perché tra l'altro la form di login per Azure DevOps online, devazure.com, è sicuramente diversa da una form di login che invece è quella di un TFS on-premise, un Azure DevOps Server, sì, il nuovo nome. E di base ho una connect async, quindi uso la wait, e poi semplicemente ricreo sempre la nuova TFS Team Project Collection passandogli le credenziali che sono sostanzialmente
dopo il Connect Async riempite delle credenziali utente e poi faccio sempre ensure authenticated per assicurarmi che effettivamente le credenziali possano connettersi con il server. Anche in questo caso, pochissime righe di codice sono connesse. Poi vediamo un init base service vi fa capire, vi fa vedere come in generale funziona il mondo di Azure DevOps. Dopo che io mi sono connesso a un oggetto collection, quindi in generale mi sono connesso al server, perché una collection alla fine è un server, ho una serie di metodi che mi consentono di prendere servizi che operano su una parte del servizio stesso. In questo caso, se voglio operare con i work item, il servizio si chiama work item store. Anche questo stiamo parlando completamente di API vecchio stile, API SOAP. Quindi sono tutte API che passano per una chiamata SOAP. Voi non vedete la chiamata SOAP perché le chiamate SOAP vi vengono schermate da questi appunto oggetti che vi danno dei metodi semplici da chiamare. E in questo caso siamo tutti in un reame di autenticazione, diciamo, e utilizzo delle API classiche. Chiaramente noi abbiamo in questa stupidissima UI, che è quella di prima, veramente minimale, ho sostanzialmente un view model, è un MVVM con MVVM Lite, ma adesso non ci interessa il fatto che sia MVVM, ho una serie di comandi e quindi vediamo in maniera, diciamo, più interessante, ora che abbiamo capito che è semplice connettersi, vediamo quali sono le istruzioni che invece ci permettono di poi interagire con il server. In questo caso Connect chiama il Connect Method. Il Connect Method non fa altro che fare esattamente quello che avete visto prima: creare il Connection Manager e andare a chiamare un Connect Async dandogli l'address. Alla fine, quando il Connection Manager è connesso, il co codice di prima, Ensure Authenticated, io inizio a volere un Get Client di Project HTTP Client. E in questo caso il get client, che è una funzione che ho aggiunto dopo, perché questo codice pur parlé è basato su un vecchio codice che sto rimettendo per essere pubblico, ho voluto dare esempio di come invece si possa andare ad utilizzare le nuove API REST. In questo caso i nomi delle API REST sono abbastanza distinguibili dalle altre perché c'è quasi sempre un HTTP di mezzo, un HTTP. Quindi sostanzialmente, mentre prima vi avevo fatto vedere come recuperare dal TFS Collection un get service, in realtà per le API REST la situazione è molto più semplice. Si parte dalla VSS Collection, una volta che la VSS Collection c'era già stato fatto il Connect Async da prima, la VSS Collection è in grado di recuperare un client di tipo T relativo alle nostre REST API. Quindi non c'è nessun dubbio che noi qua andiamo a recuperare una cosa che ci serve, che è il project HTTP client, che è un client che ci consente di interagire con la parte dei progetti. Perfetto, armati di questo wrapper per questo servizio REST, invoco un'altra funzione che è il get team project async. E sostanzialmente vedete come sia abbastanza semplice lavorare con queste API. Ora, qua avete una wait task listing project run, è una shortcut anche abbastanza brutta, ma non mi interessa che la parte MVVM dell'esempio sia bella. È semplicemente una shortcut per dire: questo codice me lo fa girare su un altro thread e poi quando hai finito con la team project list, quando hai la lista dei team project, me lo restituisci sul thread della UI. In questo modo la UI non è bloccata mentre sto facendo una chiamata HTTP asincrona al sistema. Guardate com'è semplice, il project HTTP client ha una serie di metodi abbastanza autodescrittivi, avete l'help online di qualsiasi cosa, ma in generale vedete, ho un get projects e gli dico: guarda, prendi i primi 100 team project e in questo caso prendo dall'ID. In questa funzione molto spesso molte delle funzioni delle API restituiscono delle reference con degli ID dalla quale io poi con successive chiamate posso recuperare i dati. Questo fa sì che chiamando il get projects io carichi molti progetti, quindi abbia un JSON di ritorno con molti record, ma con pochi dati affinché la risposta sia piccola. Poi quando voglio realmente ho l'oggetto team project e quindi voglio l'oggetto che ha tutte le informazioni,
non faccio altro che chiamare il get project. Quindi in questo caso, in maniera probabilmente non molto efficiente, sto facendo un n più 1 per ogni progetto, sto richiamando l'oggetto team project e quindi sto, diciamo, creando, scusate, recuperando dall'API tutte le informazioni reali del progetto. Per farvi vedere, se voi prendete project reference, vedrete che le proprietà non sono tantissime. Abbiamo descrizione, ID, name, state, URL, visibility. Ho un set minimo di proprietà che mi permettono di interagire col progetto. La classe team project invece è abbastanza più ricca e ho un po' di altre informazioni. E quindi sostanzialmente è una classe che mi permette di fare anche altri metodi, che mi permette di interagirci in maniera migliore. Sentitevi liberi se andate su GitHub di farmi una pull request per evitare sta n più 1. Questa è proprio una cosa molto veloce. In generale, quindi, quando ho tutti i miei team project, non faccio altro che aggiungerli a un observable collection in modo che mi si popoli la combo dei team project. Perfetto. A questo punto potete andare a vedere anche come è semplice, vediamo la lista delle query. Anche in questo caso, che succede? Io ho il Connection Manager Instance, get client, e anche in questo caso passo per le REST API. Quindi anche in questo caso utilizzo le REST API per recuperare le query. Da codice C Sharp, come vedete, è molto. Non sapete esattamente se il client è un client delle REST API o un client è un client vecchio stile. L'idea è un po' che tutto ciò che ha HTTP sia un REST API, però in generale l'unica cosa di cui voi dovete fare attenzione è controllate la documentazione di questi oggetti per assicurarvi che la funzione sia supportata nell'edizione di TFS on-premise che voi usate. Per la versione online ci sono meno problemi perché la versione online è sempre aggiornata. Andando avanti col tempo, bisognerà però ricordarsi che piano piano, probabilmente tra un po' di tempo, Microsoft inizierà a mettere deprecate le vecchie API, quindi sostanzialmente ci muoveremo tutti sulle nuove API. Quindi un minimo di problemi, l'unico vero problema, il drawback di utilizzare questi comodi wrapper che arrivano da Nugget è che è abbastanza facile mischiare le cose e non accorgersi di stare usando funzioni troppo nuove o troppo vecchie. Quindi, diciamo, fate sempre una prova. Chiaramente, se voi avete il vostro TFS on-premise e lo testate contro il vostro TFS on-premise, se il codice funziona, siete contenti e finiscono i problemi. Ok? Cosa posso fare per recuperare le query? In questo caso, anche qui recupero un client per un servizio Work Item Tracking HTTP Client e a questo punto io ho una Get Queries Async. Qui nelle query c'è un qualcosa di molto particolare che devo dire. Il recupero delle query, che come voi sapete è un'alberatura, quindi sostanzialmente noi abbiamo una serie di cartelle innestate dove risiedono le query. Non può essere fatto con una sola chiamata e deve essere quindi fatta in maniera, diciamo, ricorsiva. Quello che voi potete vedere è che quando io ho un work item tracking HTTP client, posso chiamare la get queries async a cui passo il nome del team project, quindi dico recuperami tutte le query di un team project, depth to, cioè recuperamele fino alla profondità 2, ma se la profondità è maggiore, il codice si ferma. E poi expand query expand work item query language. E anche qui molto importante, le REST API sono fatte per cercare di consumare meno banda possibile. Per cui io posso dirgli quando carichi le query cosa mi serve? Posso avere minimal, cioè le minime informazioni sulla query, giusto il percorso, il titolo, oppure posso avere tutte le proprietà, oppure guarda, mi interessa semplicemente il work item query language. In questo caso mi interessa proprio il Work Item Query Language perché mi interessa eseguire la query e non me ne frega, non ho interesse in altre proprietà della query, ma mi interessa sapere qual è la sintassi, la reale query che devo eseguire. Quindi, ogni volta che gestite le query, l'unica complicazione è che dovete avere una funzione ricorsiva. Molto molto semplice. Quello che succede è che nell'oggetto che vi viene tornato della query esiste una proprietà isFolder che vi dice se l'elemento che state vedendo è una folder o meno, quindi semplicemente se queries folder diverso da true, quindi se is folder è false, è una query e io lo metto nella mia lista della query. Se invece la query
a children, e chiaramente a children solo se is folder è true, ma non mi interessa. Per me interessa il concetto del ho una folder, ma ha veramente dei children. Ok, io continuo ad accumularmi una variabile interna new path in cui vado a comporre piano piano il path in modo che l'utente non gli faccio una. Non ho voglia di fargli una UI con la tree view, sono pigro e quindi gli faccio una lista in cui faccio vedere semplicemente il path. E poi vado avanti e dico if query children uguale uguale a null. Ecco, questa è la parte più strana delle volte delle HTTP client. Essendo molto spesso focalizzato sul limitare anche il numero di bande, la quantità di dati tornati, spesso dovete fare più richieste. In questo caso, riga 455, as children true, true, ma children è null. Significa che questa folder ha figli, ma ho raggiunto il livello massimo. Ricordatevi prima che avevo detto di recuperare tutte le query, ma fino al livello 2. Quindi, se io ho il terzo livello di query, non è caricata. Bene, molto molto semplice. L'unica cosa che devo fare è dire, ok, riprendo il work item HTTP client. Quindi riprendo il client, rifaccio una get query async, ripasso l'ID del team project selezionato e poi semplicemente faccio un query path, cioè ne chiamo una versione in cui come secondo parametro gli do il percorso della query dove sono. Sostanzialmente significa recupera la query da dove sono, depth to, quindi recupera altri due livelli e quindi lui prende la query che ha i children null, riesegue una chiamata al server con le REST API e mi ridà una nuova query, questa volta però avendo messo il depth a true, lui mi ricarica tutti i dati e quindi posso effettivamente avere i children popolati. E quindi quello che succede è che sostanzialmente, piano piano, anche se il numero di profondità la mia alberatura delle query è maggiore di 2, io iterativamente con una funzione ricorsiva posso popolarle tutte. Ok, perfetto. Detto questo, tutte le query, questo è un MVVM, quindi tutte le query sono sostanzialmente messe dentro un view model based tipo query view model, in modo che ogni query a livello di WPF all'interno dell'MVVM ha un suo oggettino e quindi ogni query ha un bel execute method. Guardate com'è semplice l'execute method. Verifico che la query sia flat, perché la query se non è piatta ma è ricorsiva ha bisogno di un codice leggermente diverso. Per i miei scopi, ovvero esportare una serie di work item in Word, il fatto che la query possa essere solo piatta mi va più che bene. E infatti vedete c'è una serie di to-do, il codice è in work in progress. Ma in generale guardate com'è semplice. La prima cosa che faccio è aggiungo un parametro ai parametri della query. Il parametro project, questo perché la maggior parte delle query che voi scrivete in un editor, nell'editor web di Azure DevOps, a meno che voi non deflaggiate un flaggettino che dice fai la query across i team project, ha sempre come parametro un parametro che si chiama project, che deve contenere il nome del team project attuale. Quindi per onorare questa configurazione io non faccio altro che dire creami la stringa, scusate, il dizionario dei parametri da passare. Aggiungo il parametro project, che è un parametro standard e quindi vuol dire un parametro tipico che c'è su tutte le query, e poi prendo il selected team project name dal main view model, nulla di più semplice. A questo punto guardate com'è semplice usare in questo caso il vecchio, la vecchia tipologia di API, ovvero quelle SOAP, e dirgli fammi una query. Quindi vedete come è abbastanza semplice e intercambiabile fare un software che possa utilizzare le vecchie e le nuove API. Questo per un motivo principale. Ormai siamo arrivati a buon punto, ma per un buon periodo le REST API non coprivano tutti gli scenari. E quindi alcuni scenari erano coperti dalle REST API, altri no. Quindi un'altra cosa che mi interessava mettere su questo piccolo esempio era mischiare le due, far vedere che non è una scelta architetturale che deve essere immutabile, oppure se io ho un software che utilizza le vecchie modalità di API SOAP, nessuno vieta di mischiarle con le nuove REST API e migrarlo piano piano. Semplicissimo eseguire la query, gli passo il work item query language, quindi la sintassi della query, i parametri, e poi per ogni work item ritornato, c'è proprio un oggettino work item che ritorno, a questo punto io ho
un altro view model dei work item. Altra cosa importante, se io prendo la classe work item, questa chiaramente è Team Foundation Work Item Tracking Client, quindi è una classe sostanzialmente di quell'SDK che ho messo con Nugget, vedete che ho molte proprietà, diciamo, nominate, per cui ho revision, is new, project, is dirty, ci sarà title, description, ma comunque una cosa interessante è che ha la possibilità di prendere, di avere un fields, che è una field collection. Quindi sostanzialmente voi avete un proprietà fields dove trovate sostanzialmente tutti i campi di questo work item. Detto questo, come funziona il programmino che è stato fatto? Il programmino che è stato fatto non fa altro che prendere una serie di file docx di base che rappresentano il template che io voglio usare. Lo scopo è rendere il più possibile tutto semplice all'utente, quindi se assign to non lo voglio rosso ma lo voglio azzurrino e lo voglio con un altro carattere, io posso cambiare il template di Word e poi in una sintassi angular-like dire questi sono i campi che mi trovo all'interno del work item. Quindi c'è una routine che non fa altro che, il codice è tipico del Word SDK, quindi è inutile vederlo in questa sessione, apre questo file, ne fa una copia, va dentro e col Word SDK sostituisce per ogni campo che trova con la parentesi graffa il corrispondente valore che trova nel work item e poi semplicemente lo appende a un altro Word. Quindi se faccio un bel rebuild forzando la copia di questi template, quello che succede, rifacciamo la prova, facciamo un bel connect. Il software si connette, a questo punto abbiamo, se BisoStudio mi è amico, ok, prendiamo un team project, scegliamo la tipologia di template e facciamo i load queries. A questo punto mi ero messo qui nell'execute method. Prendiamo all PBI, eseguiamo la query e ecco che succede. Questo è giusto per farvi vedere che all'interno tramite l'API, io ho recuperato quella che è la sintassi base della query. Esiste, l'ho bloggato tempo fa, ve lo faccio vedere velocemente. C'è un add-in molto carino che vi consente di vedere il work item language all'interno delle vostre query. Per cui, se voi andate nel vostro account, installate questo add-in, quello che avete è che una volta che voi prendete un qualsiasi progetto e andate ad prendere una qualsiasi query, quindi un blocked PBI ad esempio. Ok, avete la possibilità di fare edit query, work item query language e di vedere qual è la query che viene eseguita dal sistema, che è è come fosse SQL. Questo è molto importante perché, ad esempio, in questo programmino mi dà la possibilità non solo di caricare delle query dal sistema e quindi dal team project, ma ho anche la possibilità di creare un qualcosa di più complicato in cui ho un file di script che mi permette di definire come voglio esportare il tutto, mettendo le query direttamente in modalità testo, senza dover passare per il sistema. Rimanendo comunque on track, io in generale, una volta che ho il work item store, posso semplicemente passargli la query stringa in work item query language, sia che arrivi da una query memorizzata come faccio adesso, sia che lo abbia composto da codice, non importa. A questo punto, andando sostanzialmente avanti, lui esegue un risultato e quello che avete è un work item. Se voi andate a vedere questo work item, vedete created by, changed by, avete tutte le informazioni molto 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 semplici per
Chiaramente avete le revisioni, quindi sapete quali sono le revisioni che sono state fatte, e sicuramente la parte più interessante è che avete una serie di fills, 43 fills in questo caso, che vi consentono di andare a interagire con il contenuto del work item come fosse un dictionary. Quindi io ho il mio work item fills e potrei avere a questo punto prendere il primo, giusto per capirci, e qua abbiamo un name value area e quindi sostanzialmente ho questo è il campo value area, reference name è quello che trovate, il nome stabile Microsoft WSTS Common Value Area e il value è business. Quindi sostanzialmente se voi iterate in questa collezione di fields trovate tutti i valori del campo, acceptance criteria per esempio, e chiaramente trovate anche tutti i campi custom che voi potreste aver messo. Quindi è veramente semplice anche dire ok, io ho configurato in maniera diversa la mia istanza di Azure DevOps o TFS, ho aggiunto il campo custom.customer name, quello che sia, ve lo ritrovate qua dentro. Ok, quindi questo vi consente in maniera, come vedete, molto semplice di andare a caricare tutti i work item. In questo caso in WPF una vista stupidissima che mi faccia vedere ID e titolo, ma qua potrei metterci qualsiasi cosa perché assign to non c'è nessun problema. Selezionarne un tot e quando faccio l'export è semplicemente null'altro in più che passare questi oggetti a un word manipulator, una classe che mi manipola il word e quindi che sia in grado di andare a creare i work item. E vedete, assign to è diventata blu. Quindi la cosa interessante è che io non devo andare a toccare il codice per modificare il funzionamento e le esportazioni Word. Con questo sistema io basta che mi creo un Word, un template come voglio io e lui per ogni work item mi fa l'esportazione. Poi una volta che l'ha esportata posso farci altre manipolazioni. Esistono altre tipologie di esportazione, se non mi ricordo se questa funziona. Vediamo, ma non ne sono sicuro. In questo caso abbiamo una situazione un pochino più complicata, ma sempre relativa alle API che avete visto prima. Questa è semplicemente una modalità per dire io ho una query particolare in questo template, ho uno script, viene analizzato e quando faccio l'esportazione, non garantisco nulla perché questo ci sto lavorando, in questo caso lui non esegue le query prendendole dal server, ma esegue le query prendendole da quel file testo di prima. Quindi quello che succede è che viene fatta una query, però probabilmente è successo qualche errore perché ci sto lavorando adesso e quindi probabilmente c'è un qualcosa che non mi piace. Expecting constant value, probabilmente quello che è successo è che non ho scritto bene la query, quindi in una di queste query i parametri non vanno. Però in generale, siccome siamo arrivati a fine sessione, l'idea è quella di mostrarvi, di avervi mostrato come è semplice, come sono poche le righe di codice che servono per connettersi a Azure DevOps e lasciare che tutto il plumbing della connessione se lo smazzi la libreria. Caricare le query, eseguire le query e avere indietro tutti i dati e work item. Chiaramente avete API per qualsiasi parte, per la parte del codice, per la parte della release, per la parte delle build, per la parte dei work item create, editate, work item e ce ne sono molti. Giusto per reference, se vi è interessato il tutto, nel mio GitHub c'è un Azure DevOps World Playground che è questo programmino che avete visto. Andate sulla develop perché la master è molto vecchio e sostanzialmente avete questo codice che avete visto qui, quindi potete giocarci e farci quello che vi interessa. Ok, visto che come partecipanti siamo solamente in tre, siamo in famiglia, direi che questa è una registrazione che vedrete su YouTube, non so se le due persone che mi stanno vedendo hanno delle domande, altrimenti la chiudiamo qui.
Sì, io avrei una che potrebbe essere banale, in 30 secondi. Questa roba funziona anche per modificare work item. Assolutamente sì. Una volta che tu hai caricato il work item, se tu dentro i field gli cambi il valore e poi fai un save, lui te lo salva. Anzi, c'è proprio un metodo carino che si chiama validate, che ti permette di validare e dirti se i dati che hai modificato violano qualcosa. Se ti interessa, sempre sul mio account c'è un altro esempio molto più rudimentale che si chiama Azure DevOps Playground. In questo caso l'idea è, questo è molto in beta, l'idea è quella di dire faccio una shell, diciamo una base per dire migro i dati da qualche parte ai work item di Azure DevOps. È un lavoro che ho fatto più di una volta, l'ultima volta mi è capitato di farlo per una tipologia di tool che si chiama Assembla e questo codice serve appunto a far vedere come invece io faccia l'esatto opposto, modifichi i work item. Tra l'altro in questo codice vi è l'esempio su come io posso modificare i work item dandomi dei permessi particolari prima all'utente e fare retrodatazione. Quindi dire io importo dei work item e faccio azioni come se fossero state fatte da un altro utente nel passato, che mi serve per mantenere la storia quando faccio un'importazione massiva da un altro sistema. Quindi Molto interessante, grazie. Perché io ho il problema che noi usiamo Jira e vorrei portare nessuno può usare Azure DevOps Word. Non so se c'è già qualcosa su Jira, perché Jira è così famoso che c'è qualcosa. Se vuoi un punto di partenza, questo c'è. Io ho tanto altro codice su questo, però essendo stato sviluppato per un cliente, devo pulirlo e mettere piano piano alcune cose qua e riorganizzarlo. Sì. Ci darò un'occhiata, grazie. Perfetto. Se non ci sono altre domande, io stoppo la registrazione e ringrazio tutti per l'ascolto.